Pokémon Spada e Pokémon Scudo sono usciti da più di una settimana e nel bene o nel male hanno segnato un punto di non ritorno per il nostro brand. Terminato il let's play che ho portato sul canale, nel quale ho coperto l'intera campagna principale dei titoli, è giunto il momento di tornare ai nostri contenuti più classici. Come vi avevo già annunciato tempo fa, è da un po' che ho in mente un Critical Hit dedicato agli starter e dunque eccoci qua, con un video che vuole apparire volutamente controverso riguardante la questione degli starter in generale. Cos'è cambiato dalle prime generazioni ad oggi nelle scelte stilistiche e concettuali del design degli starter da rendere Rillaboom, Cinderace e Inteleon così diversi rispetto a Blastoise, Charizard e Venusaur? Quest'oggi tenterò di spiegarvelo in un video che non può fare altro che apparire divisivo. E siccome ciò che divide le persone sono le loro opinioni e il loro senso critico, vi do il benvenuto in questo nuovo Critical Hit. Iniziare mettendo subito un paletto fondamentale. La differenza tra gli starter di prima e di ottava generazione, giusto per radicalizzare il conflitto, sta nel concept. Più precisamente è la presenza o meno di un concept. Cerco di spiegarmi meglio. Prendiamo Charmander, Squirtle e Bulbasaur. Tra i tre, a pensarci bene, non c'è alcuna differenza di caratterizzazione e le loro evoluzioni seguono il pattern bambino, giovane, adulto, senza che vi siano ulteriori elementi implementati su questo schema. Il risultato, come logico che sia, è che Charizard, Blastoise e Venusaur risultano dei Pokémon molto piatti, cui i caratteri possono essere quasi sovrapposti l'un l'altro. Nemmeno il fatto che Venusaur fosse un Pokémon erbivoro di natura è riuscito a fare in modo di rendere il suo carattere più docile rispetto a quello dei fratellastri. Ora, lo schema che abbiamo messo in luce pochi istanti fa, ossia quello che va dal bambino all'adulto, passando per il giovane, è sì presente negli starter più recenti, ma questi ultimi aggiungono a questo schema un concept molto più caratterizzante. Le prove di questo cambiamento si sono date a partire dalla quarta generazione, dove Empoleon è caratterizzato da un indomito orgoglio, Infernape da una cieca violenza convogliata nelle arti marziali e Torterra da una quietezza tale da ricondurlo all'idea di madre natura. Se a Sinnoh questi elementi di caratterizzazione influivano sì sul Pokémon, ma non in maniera così netta e soprattutto non sul design, l'ottava generazione ha invece dimostrato la naturale evoluzione di questa concezione di starter. Non solo i caratteri di Rillaboom, Cinderace e Inteleon sono diametralmente opposti tra di loro, ma si riflettono anche sul design del Pokémon, che ne risulta antropomorfizzato non solo perché è ricondotto alla figura antropomorfa in senso stretto, ma anche perché va a rappresentare un tipo specifico di essere umano. Inteleon è un agente segreto, Rillaboom è un percussionista, Cinderace è un calciatore. Rispetto alle prime generazioni sono indubbiamente starter più elaborati. Charizard è un'idea drammaticamente banale se ci pensiamo adesso, un drago che sputa fuoco si vede in tre quarti di qualsiasi opera fantasy. E questo perché Charizard è un Pokémon puramente estetico e che può essere apprezzato solo esteticamente. Agli antipodi rispetto al Pokémon Fiamma, i nuovi starter invece presentano due livelli di apprezzamento. Da una parte vi è il lato estetico, mentre dall'altra vi è il lato, per così dire, emotivo. Già perché a seconda di chi siamo, delle nostre passioni e dei nostri interessi, tenderemo ad identificarci in quello starter che meglio rappresenta il nostro carattere e in generale la nostra persona. Io ad esempio amo la storia, ho interesse verso la storia, ed Empoleon, che fa riferimento a Napoleone, è guarda caso il mio starter preferito di quarta generazione. Sono anche una persona tendenzialmente poco propositiva, che tende a defilarsi per agire quando può nell'ombra. Casualmente i miei starter preferiti delle ultime generazioni sono Greninja, Decidueye e Inteleon, tutti Pokémon che con il tema dell'ombra hanno molto a che fare. E ancora, dopo aver studiato all'università il fenomeno storico dell'alchimia ed essermi interessato alla magia in questo senso, ho cominciato ad apprezzare anche Delphox. Dubito fortemente che tutto ciò sia un caso. Se i primi starter fino alla terza generazione, bene o male, con le dovute transizioni, non sono stati nient'altro che un prodotto estetico e animale, con il tempo si è passati a creazioni sempre più concettuali e umane. Tutto ciò che ho detto fino ad ora potrebbe aver lasciato trasparire l'idea che io preferisca i nuovi starter a quelli vecchi, che denigri Blastoise per esaltare Inteleon, ma il video è ancora lungo e quindi aspettate perché ho altre cose da dire. È vero, preferisco i nuovi Pokémon ai vecchi, preferisco il concept all'estetica, preferisco l'elaborazione di un'idea ad un prodotto semplicemente bello, ma gli starter sono diversi rispetto agli altri Pokémon e la questione a questo punto è un po' più complicata. Il punto è che dover seguire un determinato concept implica forzare delle scelte stilistiche che possono in alcuni casi portare a un minore apprezzamento estetico di ciò che si crea, rendendo dunque il prodotto finale meno attraente, ad esempio di un Charizard che nel suo design non ha alcuna limitazione essendo privo di concept. Il disegnatore
creatore di quest'ultimo, per intenderci, poteva ispirarsi a un drago, a un dinosauro, a un ghepardo, perché non aveva un'idea che doveva forzatamente innestare. Immaginate che vi venga chiesto di disegnare due Pokémon. Per uno dei due vi è concessa la massima libertà, semmai vi si dà qualche indicazione, ad esempio il Pokémon deve essere imponente, mentre per l'altro vi si dice che deve essere ispirato, che ne so, a un attore. Il risultato può essere esteticamente buono per entrambi, ma vi renderete sicuramente conto con questo esempio che per il secondo Pokémon che vi sarebbe ipoteticamente richiesto servirebbero molte ma molte più abilità artistiche. E intendo artistiche non in senso di capacità manuali, ma anche di istinto creativo. Per quanto sia interessante il concept di Rillaboom, questo Pokémon esteticamente non sarà mai a livello degli starter storici, perché ha delle precise impostazioni di concept che non necessariamente crea dei Pokémon brutti. Ad esempio, a mio avviso, Decidueye e Greninja rivaleggiano e anzi superano Charizard da un certo punto di vista. Ma il punto, ragazzi, è che non è facile. Pensateci, da quanto tempo non abbiamo alcun dubbio su quale starter prendere in un determinato gioco? Parlo almeno personalmente, dalla quarta generazione non vi è stato alcun trio di starter che da questo punto di vista mi abbia messo in difficoltà. Tralasciando la quinta generazione, dove la difficoltà a mio avviso è data dalla bruttezza di tutti e tre i Pokémon, in sesta sono andato a colpo sicuro su Greninja, in settima su Decidueye, in ottava su Inteleon e solo più in là, con il passare degli anni, ho provato interesse verso Delphox. E spesso il dubbio su quale starter scegliere quando c'è stato era più legato ad altri Pokémon che avrei potuto ottenere nel gioco piuttosto che agli starter stessi. Una volta, se vi ricordate, la chiamavano The Hardest Choice, la scelta più difficile. Da un lustro a questa parte, e parlo almeno per me, mi farete sapere voi nella sezione dei commenti, la scelta è diventata The Easiest Choice, la più facile. E questo perché la caratterizzazione predominante di uno starter incontra i gusti solo di una parte del pubblico e non di tutti. Chi segue pedissequamente il calcio virerà quasi sicuramente su Cinderace, ma chi invece non apprezza quello sport non si avvicinerà mai a un Pokémon del genere. E tutto ciò non sarebbe un degno oggetto di discussione se lo starter non fosse una scelta obbligata nel gioco. La caratterizzazione di Alcremie, vi faccio un esempio molto semplice, non mi interessa minimamente, preferisco il salato al dolce e rifiuterei questo Pokémon anche fosse l'ultimo sulla Terra. Ma non è così, e a Galar ho potuto scegliere tra mille altri Pokémon che incontravano meglio i miei gusti. Da Toxtricity, un chitarrista, strumento che suono, a Runerigus, un'anima imprigionata in una runa, che è un tema che mi sta molto a cuore. E potrei andare avanti così per giorni elencandovi Pokémon su Pokémon che ho apprezzato per i miei interessi, Phalanx, che è una falange oplitica. Gli starter invece sono solo tre e non si può fuggire dal loro incontro, né tantomeno dalla scelta che si deve compiere. Una scelta che però, con i nuovi starter, risulta sempre di più una scelta obbligata da ciò che noi stessi siamo. E così The Hardest Choice si è nel tempo tramutata in The Easiest Choice. Davanti a un tale cambiamento, a mio avviso, è giusto chiedersi quali siano le ricadute sul nostro modo di intendere gli starter. E la ricaduta maggiore investe proprio questo nostro concetto di scelta. Non solo, ma la domanda poi è anche un'altra: tutto ciò è positivo o negativo? O meglio, quali sono gli aspetti positivi e quali quelli negativi? Perché è indubbio che avere un partner in sintonia con ciò che siamo o con ciò che vorremmo essere è molto più appagante. Ma d'altro canto c'è il rischio che un Pokémon possa non piacere esteticamente, e soprattutto questi Pokémon risultano molto più divisivi. Se siamo tutti bene o male d'accordo sul fatto che Charizard sia fantastico, molto probabilmente per quanto riguarda Cinderace la pensiamo tutti in maniera profondamente diversa. Forse, azzardo un'opinione, si potrebbe trovare una sorta di punto di incontro tra queste due concezioni degli starter per cercare di lenire i rischi di questa evoluzione che il concept ha preso? Forse ci stiamo spingendo un po' troppo oltre? Non potrebbe avere senso tornare alla quarta generazione, dove la caratterizzazione non investe così profondamente il design? Non dico questo in senso generale, ma solo per ciò che riguarda gli starter. Perché lo starter è diverso dagli altri Pokémon, la sua scelta deve a uno stesso tempo convincerci e metterci anche in difficoltà. Da tempo mi sono accorto, non provo quell'ebbrezza di trovarmi davanti a quelle tre sfere e sapere che tra quei Pokémon uno soltanto caratterizzerà la mia avventura, perché so già chi sceglierò. Non so, sto lanciando dei segnali, fatemi sapere un po' voi cosa ne pensate nei commenti. Da un lato ho amato e amo tuttora la lore di Inteleon, mentre dall'altro non aver apprezzato due dei tre starter che questa generazione mi ha offerto, beh, è strano. Rigiocando Pokémon Spada, molto probabilmente sceglierei Sobol, e questa cosa non mi è mai capitata. Forse sono io che cresco? Forse è il gioco che cresce? Non lo so, so solo che probabilmente se dovessi decidere un Pokémon con il quale rappresentarmi, probabilmente virerei più su un Inteleon che su un Charizard. Perché con un Pokémon come il primo si può essere più in sintonia, che ci piaccia oppure no. Che poi Charizard sia entrato nel cuore di molti, beh, quella è pura nostalgia, che ha sicuramente un suo valore, ma non in questo contesto e non in questa discussione. Charizard è storia, e lo apprezziamo, me compreso, proprio perché è storia.
aria. Ma in realtà l'argomento penso che sia ancora più complicato. Charizard ci ha probabilmente catturati perché tutti noi, bene o male, abbiamo iniziato a giocare Pokémon da piccoli. E allora forse andrebbe fatto un discorso su come interpretiamo i Pokémon, se come animali domestici o come amici. Cos'è cambiato nel tempo, nel nostro rapporto con i Pokémon? Quando è che abbiamo smesso di considerarli come degli animali domestici e quando invece abbiamo fatto lo step successivo pensando ad essi come più simili a degli amici? È possibile che la differenza tra Charizard e Inteleon sia proprio questa? Che l'umanizzazione degli starter sia indirizzata più che a renderli umani, a renderli meno animali e dunque più vicini a noi? E dunque forse è per questo che non riusciamo più ad apprezzarli tutti quanti come un tempo? Tutti gli animali, bene o male, ci stanno simpatici, quantomeno le loro caricature. Ma che dire degli uomini? Diamine, non a tutti può piacere un calciatore, è evidente. Ma forse un drago sì, chi mai odierebbe un drago? Insomma, temo che il discorso sia un po' più contorto di come ve l'ho presentato quest'oggi. Forse la sintesi potrebbe essere un po' questa. Il fatto che gli starter si avvicinino a noi come creature ci porta automaticamente, come nella vita vera, a scegliere d'impulso quelli che ci vanno più a genio. Con gli animali ciò è un po' più difficile. Certo, alla fine anche in quel caso faremo una sorta di scelta. Sicuramente ci sarà chi apprezzerà più un gatto o chi apprezzerà più un cane, ma in fin dei conti anche chi avrà scelto un cane non denigrerà il gatto. Con gli uomini tutto questo non succede perché verso i nostri simili prendiamo delle scelte molto più nette. E probabilmente a questo punto in questo meccanismo vi sono entrati anche gli starter, nel bene come nel male. Prima di concludere, ci cade spesso che nella community, soprattutto nella sua parte più tossica a dire il vero, vi siano delle guerriglie virtuali su chi sia meglio tra Charizard, Blastoise, Venusaur e i loro parenti di seconda generazione, con tanto di insulti di ogni sorta e presunte ragioni inesistenti. Ora, secondo il ragionamento che abbiamo fatto quest'oggi, ciò non dovrebbe succedere perché abbiamo detto che essendo animali sono più difficili da odiare. Ed è proprio così. Non odiamo quei Pokémon, odiamo le persone. Tifiamo per uno dei tre denigrando gli altri due perché in primis è l'uomo contro l'uomo, in primis è Homo homini lupus. Avete mai pensato al fatto che insultare una squadra a noi antagonista non sia nient'altro che insultare qualcosa che ha la stessa essenza di quello che noi tifiamo? Creando poi una situazione in cui l'insulto a Juve, Milan, Inter e via dicendo non vuole ferire la squadra in sé, ma in un certo modo le persone che si trovano dall'altra parte dello stadio e sull'altro anello. Avete mai pensato a quanto siamo sì esseri sociali ma non universali, a quanto creiamo gruppi che si fanno la guerra tra di loro? Avete mai notato quanto a noi esseri umani serve un nemico e quanto però allo stesso tempo si tenda a far sì che quel nemico non risulti almeno all'apparenza un altro essere umano? È facile andare a insultare un gruppo di persone idealizzato senza che si facciano differenze tra una e l'altra, piuttosto che andare a insultare la persona interessata. È facile, dannatamente facile, e allora noi non andiamo a insultare delle persone, no, noi insultiamo Charizard, Blastoise e Venusaur. Vedete, alla fine si torna sempre all'odio che gli uomini provano per altri uomini. Galar ha voluto insegnarci il fair play, l'amore per lo sport e per la sana competizione, ma allo stesso tempo ci ha messo in guardia sull'eccessiva devozione, sulla cieca idolatria. Chissà se qualcuno avrà colto qualcosa dagli insegnamenti che Pokémon ancora una volta ha voluto darci. Forse, in fondo, un gioco pensato prevalentemente per bambini potrebbe tornare molto più utile a chi, forse, da bambino avrebbe meritato un'educazione migliore. E mi chiedo a questo punto, fuori da un copione, quando un genitore impedisce al figlio di giocare ai videogiochi perché non è in grado di comprendere il loro lato pedagogico, quale educazione quest'ultimo potrebbe effettivamente fornire? Educare un bambino alla superficialità, torpare le ali a un possibile genio? Non lo so, sul finale mi sono un po' dilungato su quelle che sono delle mie riflessioni personali, ma comunque credo quest'oggi di aver detto tutto. Io spero dunque che il video vi sia piaciuto, se è così vi invito ovviamente a lasciare un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale e premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video!